Sono Esther Zanvettore e faccio parte del coro delle Voci Bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala. Come al solito abbiamo fatto prima delle prove di scena ai laboratori della Scala, in seguito ci siamo trovati col maestro Riccardo Sciai e dopodiché abbiamo fatto delle prove in teatro sul palcoscenico con diverse prove di assestamento con la RAI. È stata un'esperienza molto bella perché ha capito le nostre esigenze come bambini, quindi ci ha detto subito dalla prima prova che lui era stato un attore da bambino e capiva quali erano le problematiche che potevano insorgere. Di solito sono due volte alla settimana, 2 ore, però quando vi è un'opera da preparare o un balletto o un concerto, le prove possono essere tutti i giorni, anche al mattino, al pomeriggio, per settimane. Io canto da 5 anni, però sono all'Accademia da 7 perché bisogna fare 2 anni di propedeutico per entrare. Diciamo che la Scala è una macchina perfettamente rodata, però avendo degli animali in scena portavano un po' di incertezza, quindi ci sono state alcune scene abbastanza comiche. Per esempio, una volta il cavallo si è messo a nitrire a tempo che sembrava duettasse con Attila. Diciamo che ci si abitua, perché le prime volte è molto molto emozionante, si ha paura di sbagliare, poi però una volta saliti sul palcoscenico ti senti in questa bolla di arte, in questa bolla che ti protegge dal pubblico. In realtà non si vede neanche molto il pubblico avendo le luci sparate negli occhi.